perché questa sera per noi è un evento estremamente importante, per tutta Castelgofredo penso lo sia. La quinta edizione di una serata importante che si chiama A cena dentro lo spettacolo. Ed è proprio così, due sono i componenti forti, la cena, e quest'anno abbiamo Tamani, e soprattutto lo spettacolo, questa grande novità che si avvicina dove tutto succede e tutto non viene presentato e tutto capita. Quindi dalla passerella centrale ai balconi, alle finestre della piazza, tutto si muove e si agita a sorpresa. I nostri ospiti, 400 persone, avranno questa grande possibilità di godere di continue emozioni tra danza, canto, teatro, mimica e musiche molto belle, tutte sotto un unico tema che è l'amore universale. L'amore che tutti noi dedichiamo non solo al nostro partner, ma al mondo, quindi all'amore per la gioia, l'amore per gli animali, l'amore per la vita, per tante cose che ci emozionano fortemente. Agli altri a causa di una vecchia inimicizia. Da queste due famiglie nemiche però è nata una bellissima coppia di amanti, contrastati dalla sfortuna ma uniti da una passione irrefrenabile, potrà per sempre legare. Canta questa festa, balla la mia montagna, presente un triste destino, ancora sospeso delle stelle. Meglio morire per il loro odio che vivere un solo giorno, implorando il tuo amore. Mi ami davvero? E Giulietta, per la luna, che è la gente alle cime di queste case, io ti giuro. Non giurare, nessuno. Thank you.
stretto della calza di Castel Goffredo, fiori di Nene Notari, editrice di Castel Goffredo, che negli anni 30 fu tra i protagonisti del movimento fiorista del 500 dall'amanuense Giovanni Bartolomeo Borsini da Castel Goffredo. Regnocco, dipinto pubblicitario di Corniani dei primi anni 50, della prima metà del Settecento, tessuto in sete politon e broccato in argento con stemma di committenza realizzato a ricamo, che raffigurante Sant'Era, simbolo della magnifica comunità di Castel Goffredo, nati nel 1767 dalla Compagnia del Santissimo Sacramento di Castel Goffredo. Di quelli che saranno i tesori che troveranno adeguata collocazione nel futuro MAST, che vi ricordo sta per Museo Arte, Storia e Territorio. MAST sarà il centro culturale che sorgerà a Castel Goffredo. Oh.
dai coregisti Rossandra Sossai e Corrado Bocchi, Monica Piazza e Andrea Lanfredi. Vorrei dirvi che questa sera abbiamo il piacere di avere ospite il parroco di Bondeno di Gonzaga, Don Luigi, e con il suo diacono Don Fredo. Noi vi proponiamo di adottare tutti insieme un'opera di questa parrocchia duramente colpita. Alcune immagini stanno scorrendo sulla chiesa. Tutto il ricavato sarà immediatamente consegnato a Don Luigi per il restauro di un'opera della sua parrocchia, e spero che lui lo tenga con lo sponsor Amici della Cena dentro lo spettacolo di Castel Goffredo. Questi sono stati giorni di febbrile lavoro, vi garantisco, per tutti, non solo persone che sono del direttivo del gruppo San Luca, ma anche per tutti gli altri nostri amici. Quindi non buttatelo. Io vorrei da voi un grandissimo applauso per la persona che davvero ci ha tenuto insieme, che ci ha dato un sacco di idee e che ha realizzato questa serata. La nostra regista, Lara Fezzardi. Avete scritto ancora che avete ancora voglia di stare vicino a noi. Non siamo così soli, diceva la canzone. E questo noi è l'abbraccio che abbiamo voluto dare a tutti i nostri ospiti. Io dico solo grazie a chi mi ha seguito e chi crede in me, che mi è sempre veramente molto vicino e molto con tanto affetto. Io sono felicissima di fare una sfacchinata come questa, perché è veramente un lavoro immane, ma che veramente alla fine ti riempie il cuore di gioia. Stateci vicino. Crediamo in Castel Goffredo e crediamo nel MAST, che è un progetto meraviglioso. Spero per tutti abbiate passato una bellissima serata. Grazie. Prossimo, segnatevelo, sarà il 28 luglio. Vi aspettiamo. Buonanotte a tutti.